bentrovati a tutti, un bacio. Dunque, un pensiero alla stilista Eleonora Altamore attraverso la sua collezione che si è ispirata alle grandi donne del passato, donne storiche, donne straordinarie. Sì, donne che hanno fatto il mondo, che hanno segnato dei periodi storici importanti dell'Italia, e quindi donne forti, donne intriganti, donne che poi possono sembrare anche alcune donne di noi oggi, perché se tu ci pensi, facendo un parallelo rispetto alle donne del passato, noi siamo un po' delle guerriere, perché noi dobbiamo occuparci della famiglia, della casa, del lavoro, del nostro uomo, dobbiamo dedicargli tempo, spazio, quindi anche noi siamo un po' guerriere. E Eleonora ha visto la donna guerriera di una volta, le donne importanti, fino ad arrivare alle donne di oggi, che secondo me sono altrettanto guerriere come quelle di una volta. Che ne pensi? Assolutamente sì, sono d'accordo con te. Per Patrizia Pellegrino, il valore e il canone di bellezza qual è? La semplicità, l'eleganza, lo stile e la classe. Secondo me una donna bella è fino ai 20, 25, 30 anni, dopodiché diventa meno bella, ma diventa più bella sotto l'aspetto esteticamente interiore. Cioè, credo che a un certo punto, verso i 30, 35 anni, cali la bellezza prorompente della gioventù e inizi un'altra bellezza prorompente, che è altrettanto forse più forte, che è quella dell'eleganza, della classe. Quindi, a mio giudizio, una donna deve perdere forse delle cose un po' eccessive della gioventù, e devi prendere invece dell'eleganza e della classe delle donne più grandi. Cioè, secondo me a 35-40 anni bisogna fare purtroppo questo passaggio. C'è chi lo fa e diventa una bella donna, c'è chi non lo fa e rimane una ex bella donna, una ragazzina forzata che non lo è più. Io credo che l'eleganza sia proprio questo, nel riconoscere gli anni che passano e accettarli e diventare bella nonostante gli anni, ma bella anche interiormente. Non sto parlando soltanto di canone estetico di bellezza, sto parlando di un certo stile di vita, cioè di vivere bene, in salute, ogni tanto fare anche qualche pizzico di eccessivo, però essere nella maggior parte delle volte mangiare bene, mangiare sano, fare palestra, queste piccole cose qui. Bene, questo è un bellissimo messaggio, quindi noi ti ringraziamo e ti lasciamo per presentare la serata di questa sera. Complimenti, Patrizia. Grazie a voi di essere qui con noi e di guardarla, ci sono donne stupende, tra l'altro c'è Miss America, Osaka. Assolutamente, e questa sera poi siamo nel posto giusto, proprio perché parlavamo appunto di eleganza. Bellezza, lei è una tipica donna americana, l'ho conosciuta prima, molto bella, che ha fatto quel passaggio che ti dicevo io. È bellissima, 38-40 anni, è una donna che ha assunto un'eleganza ancora più istrionica, ancora più completa rispetto a quando secondo me era ragazzina. Secondo me è veramente giusta come Miss America, perché l'eleganza sta nei modi, anche nella classe. Bene, grazie Patrizia. Ciao, grazie a te.